Buongiorno a tutti, vediamo oggi l'insegnamento sul puro e, sul e sull'impuro. Gesù prende spunto dalla controversia che abbiamo appena visto nella pericope precedente e riprende il discorso eh, sulla purificazione però ampliandolo e sviluppandolo. L'anello di contatto tra le due pericopi è indubbiamente il versetto 5 della pericope precedente, quando appunto gli scribi e i farisei rimproveravano Gesù e i discepoli perché non prendevano cibo con mani comuni, cioè immonde. Leggiamo allora i primi due versetti. Chiamata di nuovo a sé la folla, diceva loro, ascoltatemi tutti e intendete, non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo, sono invece le cose che escono dall'uomo quelle che lo contaminano, quelle che contaminano l'uomo. Se qualcuno ha orecchi per intendere, intenda. <coughs> Il Signore chiama tutta la folla che probabilmente aveva assistito a questa discussione, però eh, vuole, ci tiene il Signore a spiegare queste cose eh, anche alle folle, perché è un problema di dottrina. E dice ascoltatemi tutti, le chiama a sé, chiama a sé la folla, poi dice ascoltatemi tutti, intendete. Ecco, poi da, è quello che si potrebbe dire il principio generale che verrà poi spiegato dopo, cioè non c'è niente che può contaminare l'uomo quando entra nell'uomo, cioè i cibi. Ecco. E, Invece poi dice, invece sono le cose che escono dall'uomo e sono quelle che contaminano l'uomo. Il male, l'impurità, viene dal di dentro dell'uomo. e il, Le cose non sono sottomesse al bene e al male. Una bistecca, scusate se sono brutale, ma non c'è niente di bene e niente di male, è neutra. L'uomo invece no, <ride> ecco, poi dice: Se qualcuno ha orecchi per intendere, intenda. Ecco. Quindi c'è un rafforzamento, ecco della, eh, del discorso di Gesù di questa sentenza. E, e con, quando Gesù usa questo stile retorico vuol dire che sta dicendo una cosa molto importante in questo caso per la dottrina cristiana però anche per, <coughs> per il giudaismo ecco. questo versetto però vedete che ci sono le, le parentesi quadre guardiamo un attimo se volete fare il fare fermo immagine <coughs> Nel testo critico hanno segnalato che appunto manca questo versetto in alcuni codici. E vedete qui, ecco, quindi ci sono dei dubbi, ecco, perché se manca ad esempio in un codice antico, allora gli studiosi tendono ad espungerlo, però questo si vede che l'hanno trovato anche in codici più importanti e l'hanno mantenuto, sebbene in alcuni codici non ci sia. Leggiamo avanti. Quando entrò in una casa lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogavano sulla parabola e disse loro. Siete anche voi così privi di intelletto, non capite che tutto ciò che entra nell'uomo da, dal di fuori non può contaminarlo perché non gli entra nel cuore, ma nel, ma nel ventre, e va nella fogna, dichiarava perciò mondi tutti i cibi. Ecco, allora il Signore spiega, qua, ecco, privi di intelletto, guardiamo qualche espressione. <coughs> perché sono, sono decisive. <coughs> Innanzitutto, eh, eh, guardiamo, intanto, scusate, Gesù entra in una casa dove non c'è più la folla. I suoi discepoli lo interrogavano su, su quella che credevano una parabola. Ecco, ma qui non c'è nessuna parabola, lo vedremo negli spunti. Eh, dicendo così, i, i discepoli eh, vuol dire che non hanno capito, hanno pensato che fosse una parabola, un'immagine, una metafora. Invece il Signore sta par parlando di, di cose molto concrete. Cioè, è la relazione che c'è sul cibo, ecco, perché appunto non si tratta di una, in realtà di un'immagine o parabola, come ho detto, ma di una considerazione sull'origine del male congenito nell'uomo. L'errore dei discepoli provoca la reazione verbale di Gesù che vediamo poi al versetto 18. <coughs> Privi di intelletto, qua eh, vuol dire <coughs> eh, questo verbo, cioè l'aggettivo la, deriva da questo verbo greco con alfa privativo, quindi ho tradotto privo, l'alfa privativo vuol dire che eh, 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 vuol dire privo di intelletto, mentre il verbo vuol dire comprendere. Ecco. Però in altri, in altri luoghi vuol dire anche la persona ottusa, stupida. Nell'Antico Testamento il corrispondente ebraico è lo stolto, l'insensato, lo sciocco. Ecco, poi fate un fermo immagine e potete vedere. E quindi non è una parabola, come abbiamo detto, ma Gesù intende dare una risposta più completa al problema suscitato dagli scribi e dai farisei rispetto alla purificazione legale e alle abluzioni, <coughs> al versetto 4, ecco poi dice. E qui si tratta di buon senso e eh, anche, non è che ci voglia eh, lo Spirito Santo a capire queste cose, solo che, come vedremo, eh, c'era la legge di Mosè, che ad esempio per i cibi eh, c'era tutta una casistica su quelli che erano mondi e quelli che erano immondi, soprattutto eh, la carne. Però eh, il Signore dice. Ma, non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può contaminarlo, perché è molto semplice. Il cibo fornisce all'uomo l'energia per vivere, ma poi il cibo passa e se ne va, va nella fogna, è solo di passaggio. E, e, poi come fa a essere... E, Mondo un cibo se ne abbiamo bisogno, perché è la nostra energia, senza mangiare non viviamo. Però è certo che c'era la legge di Mosè che non era sbagliata. In quella distinzione, adesso non possiamo prendere in considerazione il problema, ma c'era una pedagogia di Mosè. Come anche le purificazioni, le abluzioni, quelle cose lì, i sacrifici. Era come dice San Paolo: la legge è stata per noi come un pedagogo che ci, eh, ci portava verso Cristo, poi, Cristo, il Signore, eh, come sappiamo, è venuto a portare a compimento la legge, la legge buona. Però qui è un caso molto particolare, perché qui Gesù elimina praticamente diversi capitoli, almeno il capitolo 11 del Levitico, dove appunto ci sono queste distinzioni sui cibi, cioè sulla carne animale, gli animali che si potevano mangiare, gli altri no, che erano immondi. Comunque, ne parleremo dopo. Cioè, il cibo non influisce sul comportamento e, e sulle decisioni dell'uomo. Nella mentalità semitica, il cuore era il centro dell'uomo, delle sue intenzioni e delle sue inclinazioni. Ecco, il fatto che vada nella fogna. Il cibo che sia solo di passaggio, come abbiamo detto, eh, questa motivazione di Gesù segue una, una semplice logica antropologica che distingue l'ambito corporeo naturale dell'uomo da quello psichico e morale. Eh, C'è una grande differenza. Quello che interessa Gesù è l'ambito psichico e morale. Ecco, poi ehm, l'ultimo versetto che abbiamo letto, c'è una glossa del, dell'Evangelista che dice considerando mondi tutti i cibi, ecco, purificando tutti gli alimenti, cioè dichiarandoli tutti puri. Ecco, questa glossa tocca un, un tema nuovo per la tradizione antica. Che i discepoli comprendono solo dopo la resurrezione del Signore. E con la visione di Pietro al capitolo 10 degli Atti degli Apostoli. Non so se ve la ricordate, quando vede <coughs> questo lino, questo lenzuolo che scende dal cielo, dove lui, Pietro vede appunto tutti gli animali. Eh, immondi, e eh, una voce dal cielo gli dice: Pietro uccidi e mangia. E allora Pietro poi eh, dice: No, ma io non ho mai mangiato cose immonde. Poi leggeremo quel passaggio lì che ci fa capire, <coughs> ecco. e, i discepoli eh, non riescono a capire anche il fatto che Gesù in questo. In questo in questo momento sta facendo un'operazione di taglio di un pezzo della Torah di Mosè, un capitolo. Ecco, poi per spiegare ancora, Gesù va avanti, versetti 20-23, diceva ancora, ciò che esce dall'uomo, questo sì, contamina l'uomo. Dal di dentro infatti, dal cuore degli uomini, escono i propositi cattivi. Rapporti sessuali illeciti, furti, omicidi, adulteria, avidità, malvagità, inganno, impudenza, occhio cattivo, bestemmia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano l'uomo. E poi viene al dunque. Che cos'è che esce dall'uomo? Che lo continua a contaminare. Poi c'è tutta questa questa lista ecco, di peccati, non tanto di peccati, però di atteggiamenti negativi, ad esempio come l'avidità, la malvagità, l'inganno, l'impudenza, eccetera. Ecco, allora guardiamo un attimo, guardate che all'inizio eh, il Signore cita ecco, i propositi cattivi, le intenzioni dell'uomo. Che come sappiamo dall'antropologia biblica <coughs> vengono dal cuore, che è il centro dell'uomo ed è il luogo dove si manifesta l'intenzione dell'uomo. E quindi i propositi cattivi sono quelli che. <coughs> che portano poi a tutto quello che dice dopo. Quindi io ho tradotto così, guardiamo la, la nota 5, eh, per quanto riguarda quello che ho detto prima della, della visione di Pietro, Pietro rispose appunto quando questa voce gli dice... Alzati, uccidi e mangia, Pietro risponde, no davvero Signore perché io non ho mai mangiato nulla di profano e di immondo. E la voce di nuovo a lui, ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo più profano. Atti 10, 13, 15. Ma guardiamo, come ho detto prima, il titolo di questa lista sono i propositi cattivi che possono essere tanti e dopo li enumera uno alla volta. Ecco, e, eh, appunto questo, <coughs> questo sostantivo indica l'intenzione cattiva, il proposito, il progetto che è attuato produce il male. Come ho detto, il cuore è il centro dell'uomo, dell'essere umano. Eh, la resa in italiano per, proposta distingue perciò l'intenzione, eh, cioè il... il come diceva sopra, eh, i propositi cattivi, eh, da tutto il resto, da tutti gli altri sostantivi successivi che indicano invece il frutto dell'intenzione, cioè quando avviene l'attuazione del proposito uno è invidioso, pensa di fare male a qualcuno, all'inizio c'è un'intenzione, poi un progetto, e poi se, se fa del male a qualcuno, questo è già, una, è già un progetto malvagio, un'intenzione malvagia che si concretizza nella prassi. Guardiamo alcuni di questi nomi, di questi... Eh, di questi peccati, di questi atteggiamenti. Ecco. Eh, il primo sono i, ra i rapporti sessuali illeciti. Ecco, ehm. no, non è l'impudicizia, eh, come dicono, io ho guardato le concordanze, ma anche i migliori lessici del greco, eh, sono i rapporti sessuali illeciti. Cioè che sono fuori dall'ambito creato da Dio, che è quello de della famiglia. Quindi, non so, l'omosessualità, l'incesto, ecco, tutte quelle cose lì. E, se volete fare un, un fermo immagine, questo è il termine greco, e vedete che e anche i Lessici, io ho guardato questo, ma anche il Rocci, che è uno dei migliori, soprattutto per il greco classico, dice così. Ecco, nella Bibbia greca il termine pornia, appunto, che vuol dire eh, rapporti sessuali illeciti, è riferito a espressioni provenienti da un'unica radice. Sono tre eh, sostantivi in ebraico che hanno la stessa radice, sono molto simili. E però, in senso traslato, eh, sono riferiti spesso nella Bibbia antica anche all'idolatria. Ecco. l'occhio cattivo eh, che vediamo dopo e, beh, i furti, gli omicidi, sappiamo bene: l'adulterio, l'avidità, la malvagità, l'inganno. Guardiamo prima l'impudenza, ecco, anche qua. Eh, No, non è tanto l'impudenza, cioè traducono in un altro modo anche lì, che è riferito spesso all'eccesso in generale, che può manifestarsi nell'atteggiamento sfrontato. Nella sfrenatezza in generale e anche alla licenziosità dei costumi, invece, traducono alcuni in, in modo diverso. Poi c'è l'occhio cattivo, un'espressione semitica eh, riferita a un atteggiamento di pregiudizio, spesso mosso da spirito di confronto e di invidia. Eh, lo dice il Signore, vi ricordate la parabola? Eh, quando dice: Non posso fare delle mie cose quello che voglio, oppure tu sei invidioso, cioè hai l'occhio cattivo perché io sono buono. Potete vedere anche il Seracide qua, ecco altri testi dove si parla dell'occhio cattivo. L'espressione contraria invece è l'occhio puro, sì, riferito a Dio. Potete vedere Abacuc 11,3. Ecco, Rispetto all'occhio cattivo, malvagio, ecco, Gesù ammonisce, dice se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la, lu la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra. Ecco, poi ce n'è un altro, che lo guardiamo un attimo, ehm, la superbia è giusto, anch'io tradotto così, però bisogna un po' più specificare. Eh, questo termine greco vuol dire iper eh, fenome, eh, è, un, è un verbo composto. Eh, iper vuol dire sopra, eh, lo vedete qua, al di sopra di fenome, vuol dire mostrare, quindi vuol dire il volersi mostrare al di sopra degli altri. È la superba, ma, ma anche la è Quella che c'è anche è molto, è molto praticata anche oggi il mettersi sul teatro, sulla vetrina, ecco, il voler apparire, ecco, sono tutte e due le cose che poi vanno insieme. E poi c'è la stoltezza, ecco, conclude il Signore dicendo appunto che tutte queste cose cattive. Vengono fuori dal di dentro, dal cuore dell'uomo, e contaminano l'uomo. Prendiamo il problema dal punto di vista della, della legge di Mosè, che appunto come ho detto, la purità legale, e non la purità morale. Che vuole Gesù, che cerca Gesù in noi e ci dice queste cose appunto per quello, e aveva un'intenzione Mosè soprattutto pedagogica, ordinata alla partecipazione al culto del Tempio e si muoveva secondo il principio generale peccato, corruzione e morte, questa è la sequenza da cui provenivano ad esempio le prescrizioni di offrire l'offerta, ad esempio la purificazione per il peccato, per il contatto con il sangue, con i cadaveri, con un morto, eccetera. L'interesse pedagogico dell'ordine legale della purificazione nell'Antico Testamento era volto a far prendere coscienza della realtà umana ferita dal peccato, cioè dare il senso instillare nel popolo il senso di peccato, di corruzione, perché appunto c'è questa sequenza importantissima che troviamo nella Sacra Scrittura, peccato, il peccato produce la corruzione e la corruzione produce la morte. La realtà umana ferita dal peccato per la quale è entrata nel mondo appunto la morte. L'ultimo anello della sequenza è la morte. Bensira dice appunto ricordati della corruzione e della morte e resta fedele ai comandamenti. Siracide 28.6 Una certa prassi di purificazione era già in uso prima del dono della legge presso i patriarchi Genesi 35.2.4. Successivamente ripresa e corretta dalla legge di Mosè, ma i profeti tendono a portare il tema della purificazione più sul piano morale. Già nell'ottavo secolo a.C., Isaia riprende il popolo dic dicendo, lavatevi, purificatevi, togliete il male delle vostre azioni dalla mia vista, cessate di fare il male. Prima gli dice, purificatevi, ma non con l'acqua, smettete di fare il male. Anche i profeti posteriori Isaia riprendono questa linea dottrinale fino a Giovanni Battista, che annuncia una purificazione totale dell'uomo, che prefigurava il battesimo, l'immersione, il battesimo cristiano. Prima c'era il battesimo di Giovanni, poi quello cristiano che voleva significare la purificazione completa dell'uomo nella remissione dei peccati. L'immersione nell'acqua o battesimo infatti sta a significare la conversione e la confessione pubblica dei peccati in vista di una liberazione e di un vero e proprio rinnovamento dell'uomo. Nella frase di Gesù non c'è nulla che fuori dall'uomo che entrando in lui possa contaminarlo, ma è ciò che esce dall'uomo che lo contamina, c'è una delle più grandi parole della storia delle religioni e viene espresso il principio fondamentale di tutta la morale in generale. Ciò che rende veramente puro o impuro l'uomo dinanzi a Dio non sono oggetti o cibi che stanno fuori di lui, che egli può toccare e accogliere in sé come nutrimento, ma è soltanto e unicamente ciò che proviene dal suo cuore, come sede del suo pensiero, della sua volontà. E che può apparire all'esterno sotto forma di parola o di azione. Ciò che rende impuro l'uomo dinanzi a Dio è soltanto il peccato. E il peccato non esiste se non procedente dalla mente e dal cuore dell'uomo. Viene partorito, eh, L'opinione comune si fermava al concetto di purezza riferita alle cose ed è proprio questo concetto che Gesù combatte. La purezza levitica o rituale, quindi per il fatto che la sua osservanza veniva intesa come obbedienza a Dio, non diveniva purezza morale poiché ad esempio si poteva diventare impuri anche toccando inconsciamente, inavvertitamente la carogna di un animale. In questo sta il vero motivo del contrasto insormontabile tra Gesù e i capi religiosi. Gesù segue la rivelazione ma opera indubbiamente una rivoluzione radicale per il giudaismo del suo tempo che avrà difficoltà ad essere compresa anche all'interno della Chiesa giudeo-cristiana. Vi ho letto quel testo degli Atti degli Apostoli. Potete leggere l'episodio dell'incontro con Cornelio, che era un pagano. Affermando puri tutti gli alimenti, il versetto 19, Gesù abolisce implicitamente la, tra la tradizionale purificazione. La realtà del regno infatti, pur seguendo il percorso dei profeti, giunge al punto d'arrivo. Dove si prevede una purificazione completa dell'uomo in senso etico, morale e non legale. Gesù fa questa dichiarazione in modo solenne, versetto 16: Prima alle folle, ma poi in disparte ai discepoli, rimproverandoli però severamente per la loro scarsa perspicacia. Versetto 18: Il prendere cibo è solo una normale funzione fisiologica. E non può contaminare l'uomo, come invece pensavano gli scrivi, mentre ciò che contamina l'uomo ha sede nel suo cuore e proviene dal pensiero, dalle inclinazioni malvagie e dalla concupiscenza. L'argomentazione di Gesù non è priva di una sottile ironia nei confronti degli scrivi, versetto 19, ma essa non va nemmeno compresa in senso metaforico come invece pensavano. I discepoli, spiegaci questa parabola, non era una parabola. Si tratta di un problema antropologico dove, secondo il pensiero biblico, il cuore, ve l'abbiamo già detto, è il centro della persona. Allora, dopo aver corretto l'errore di lettura dei discepoli, Gesù elenca tutta una serie di elementi negativi presenti nell'uomo, i quali lo contaminano dal di dentro, dal cuore e non da qualcosa che entra in lui dalla bocca per poi uscirne. Al centro del problema umano sta il pensiero malvagio, che viene descritto come un qualcosa che esce e si traduce in azione. Adulterio, furto, uccisione, eccetera. L'interiore malvagità dell'uomo si esterna in corrispondenti parole e azioni. Di conseguenza la religione dell'interiorità di Gesù non significa la dichiarazione di indifferenza assoluta, per le cose esteriori all'uomo, ma deve essere intesa nel senso che l'intenzione interiore determina la qualità morale di ogni azione umana, come pure che nel cuore sta l'impulso ad ogni manifestazione moralmente buono o cattiva in parole e azioni. I moti passionali rappresentano un atteggiamento. O meglio, uno sconvolgimento del mondo interiore dell'uomo che lo rende maggiormente incline al peccato e a una vita più propensa al male. Ad esempio, facciamo un esempio: l'atteggiamento impudente può portare più facilmente l'uomo all'eccesso o alla sfrenatezza, l'occhio cattivo al confronto e all'invidia, come abbiamo detto, la superbia al grande peccato, come dice il Salmo. Salmo 20, 14. Nella conclusione della pericope Gesù sembra voler dire che vi è un'infermità congenita presente nell'uomo, una malattia che sembra portarlo naturalmente al peccato, alla corruzione, al disordine morale, all'ingiustizia. Da ciò poi si produce un'espansione del male che inquinano non più solo i singoli, ma, come afferma la rivelazione, tutta l'umanità. Genesi 6.5. San Giacomo dice, ciascuno piuttosto è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce, poi la concupiscenza concepisce e genera il peccato e il peccato quando è consumato produce la morte. Lettera di Giacomo 1.14. Tutto il Nuovo Testamento non fa che confermare la visione antropologica del passaggio evangelico in questione, richiamando l'esigenza stringente della conversione e della rigenerazione, al punto che Paolo esclama, la creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio, essa infatti è stata sottomessa alla caducità, non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa. E la creazione nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione. È un problema cosmico il peccato. E dice: di essere liberata dalle schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio purificati. Romani 8, 19, 21. La visione antropologica di Gesù non è una novità, anche l'Antico Testamento prendeva coscienza di questo stato di cose e ne prevedeva la soluzione. Già 4-5 secoli prima di Cristo, il profeta Ezechiele, sentite cosa dice, fa una promessa e ci, ci catapulta al Nuovo Testamento, alla venuta di Gesù dopo 4-5 secoli. Ezechiele e dice: Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, vedete, il centro della persona. Guarisce il cuore è guarito tutto l'uomo. Metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi. Ezechiele 36, 25, 27, un testo che probabilmente conoscete bene. Qualche spunto per concludere. Gesù usa volutamente il verbo contaminare. Spesso riferito a cibi, cose, oggetti, eccetera, per rimanere nell'ambito della controversia con gli scrivi, ma applicandolo a persone. Usa lo stesso termine però eh, questa volta lo usa per parlare appunto della corruzione dell'uomo, del peccato. Applicandolo a persona, esso assume un significato più severo e grave nel senso che l'uomo corrotto nella sua mente e nel suo cuore è per Gesù inadatto al regno di Dio. Non viene trattato qui il problema del giudizio, ma quello dell'idoneità dell'uomo religioso. Come una cosa immonda non poteva entrare nel santuario, così il fedele che non è più tale e si corrompe non può più piacere a Dio, non può essere il suo strumento di salvezza. Non è accetta la sua preghiera e il suo culto ipocrita è sgradito. Non solo, ma il religioso corrotto che conosciamo dai Vangeli diviene un vero e proprio intralcio all'economia della salvezza, proprio a motivo della sua natura traviata, la quale si pone in continua opposizione alla predicazione e alla dottrina di Gesù, come vediamo. San Marco stesso ci dice che tutta questa ostinazione e queste contestazioni continue, queste calunnie da parte dei, eh, dei religiosi di Israele, venivano eh, da uno di questi sostantivi della serie che abbiamo letto appena, appena prima, l'invidia. L'occhio cattivo. Il dato evangelico che pone ogni uomo come peccatore mette maggiormente in pericolo il religioso superbo. I farisei e gli scrivi di Israele, infatti, si preoccupavano molto del culto esterno, visibile agli altri, ma non avevano attenzione per ciò che in realtà cadeva dentro di loro, che era la cosa più importante, infatti, li chiama. Sepolcri imbiancati, e poi dice che dentro il sepolcro c'è ogni sorta di putridume. Ecco. La metafora del sepolcro sono proprio questi religiosi che puliscono l'esterno del sepolcro, che è quello che si vede, poi dentro c'è di tutto. La presunzione di voler essere considerati santi li accecava e metteva in moto ogni sorta di movimento passionale. Oltre alle accuse fatte a Gesù, leggiamo nei Vangeli le loro maldicenze, i loro abusi e inganni nei confronti del popolo, gli effetti omicidi della loro invidia con ogni sorta di complotto. Marco 15,10 E infine il Deicidio. L'assassinio dell'innocente, dell'agnello di Dio, del Messia, del loro Messia. Il progetto di salvezza del regno di Dio intende sottrarre l'individuo a questa orribile deriva passionale, a cui l'uomo è in certo modo incline, per liberarlo dalle passioni e dalla prospettiva senza ritorno della morte dell'anima ecco concludo eh, dopo aver fatto questo escursus anche sul problema cosmico abbiamo visto del peccato e ultimamente le ultime cose che ho detto riguardano l'esempio negativo ne ho già parlato nel commento precedente però questi esempi negativi che i Vangeli ci fanno vedere in alcuni, non tutti, ma la maggior parte eh, dei religiosi di Israele, sono da studiare per non fare come hanno fatto loro. Perché poi eh, c'è appunto peccato, corruzione, e morte. Vi ricordate questa successione di termini? E si arriva alla morte dell'anima. Alla pena eterna, quindi la, la cosa che io dico sempre, ecco, è fare l'esame di coscienza, da dove sono partiti, dove sono stati concepiti gli errori che facciamo, cioè i peccati, e lì bisogna guardarsi dentro nella profondità del nostro cuore, ecco, e lo possiamo fare solo noi. Uno ci può eh, rimproverare un fratello, ecco, il rimprovero fraterno, ma eh, dobbiamo farlo noi. Eh, leggendo la scrittura eh, impariamo che cosa è bene, che cosa è male eh, e come nascono eh, queste inclinazioni negative che poi ci portano ecco, a fare degli errori e a macchiarci alle volte anche di peccati gravi. Pace bene a tutti e buona giornata.